Thor Ragnarok è al cinema già da un po', e noi abbiamo approfittato del Lucca Comics and Games e di un raduno di cosplay Marvel per sapere finalmente se vi è piaciuto oppure no. Hai visto il nuovo Thor? Assolutamente sì. Ti è piaciuto? Non molto. È scaduto un po' forse nella comicità troppo eccessiva, anche se la scelta di questo personaggio appunto è stata la cosa che mi è piaciuta più del film, perché forse mantiene ancora un po' i toni dell'epicità di quello che dovrebbe essere Ryan. A me è piaciuto. Sì, perché è divertente, esplosivo e si menano rispetto alle altre volte, ma le battutine sono molto a stile Guardiani della Galassia. No, per niente. Ma sì, Natalia d'Asgard, sì, era bello, ma Ragnarok non è quello. Quindi no, non mi è piaciuto effettivamente. Molto colorato, veramente divertente, un po' anche non proprio esplicito, ma aveva delle battutine un po' piccanti, veramente divertente. Ma nonostante certe critiche che sembrava un po' più corto, secondo me è stato anche longevo, è stato un bel film e ti ha tenuto sempre lì sul schermo. Sì, assolutamente sì. È molto bello, nel senso che c'è un mix di sia di comicità, ma anche allo stesso tempo proprio di appartenenza alla storia, che mi è piaciuto molto, sì. È molto comico, troppo comico. Però comunque molto bello, dai. Fantastico, bello, bello, bel film. Mi è piaciuto. Allora, l'unica cosa che non mi è piaciuta è troppa comicità. Diciamo che lo stile mi è piaciuto di più, il Thor, il primo Thor The Dark World, diciamo una cosa più cupa. E invece troppa comicità così tutta insieme, il nuovo regista è stato, diciamo, troppo differente. Ecco, comunque negativo direi di no, bello da rivedere. Sì, è stato un bel film, un po' troppe battute, come poi molta della gente dice, infatti purtroppo è vero. Doveva essere la fine del mondo Ragnarok, ma così purtroppo non è successo. È stato un film adatto per i bambini e i ragazzini, direi. Però sì, gli attori sono sempre bravi, nuove comparse, nuovi attori, mi è piaciuto. Dei film di Thor, quale hai preferito? Ma forse The Dark World, però anche il primo mi è piaciuto molto, comunque dà una, diciamo che rende il personaggio molto epico, e il personaggio di Thor, almeno per quel che lo vedo io nella mitologia norrenica, anche nei fumetti, è quello, non il tipo che va in giro a fare lo sciocco, diciamo così. Dark World. Film di Thor, quest'ultimo, poi metto il primo e per ultimo Dark World. Dark World è quello che ho odiato di più. Il terzo è il migliore in assoluto. Terzo probabilmente è il migliore, ma a me è piaciuto anche il secondo. Penso proprio questo, lo devo riguardare, ma penso che lo giudico come il migliore di quelli che ho visto, dei primi tre, ecco, tra i primi tre. Guarda, probabilmente questo, perché gli altri due risultano essere magari un po' lenti al pubblico e magari un po' più impegnativi, mentre comunque questo si rivela un film d'azione e coinvolge molto nel seguirlo. Il secondo, adesso non mi viene in mente il nome, The Dark World. Il primo. Anch'io direi quest'ultimo, più per la presenza di Loki, ovviamente.